Ciao ragazzi! Allora ragazzi, sono carichissimo. Vado in palestra. Ti devo. Allora ragazzi, questa live sarà cortissima. Infatti, sbrigare perché c'ho da fare, però non volevo mancare, ragazzi, all'appuntamento. Ciao ragazzi, sul tubo, duo tubo, viamo anche noi. Come la mente. L'abbiamo tolta perché abbiamo avuto un po' di problemini col copyright. Infatti, se ci fate caso, non c'è musica, però mi intrattengo io. C'è un po' di. Considerate che ci stava una banna pure. Facevano causa, tra virgolette, anche sulla musica che abbiamo fatto noi, la colonna sonora della Triforce. Quindi, ragazzi, vi metterò un po' di audio di gioco. Mi dovete perdonare, però. Purtroppo è così, ragazzi, devo trovare una soluzione adeguata. No, cazzo, ho aperto il cliente, è una merda. Che mi dite, ragazzi? Allora, fatemi sistemare un po' tutto. Sono molto di fretta, però non volevo abbandonarvi quest'oggi, quindi mi setto un attimino tutto. Innanzitutto fatemi sapere come va, come se non va, come si sente, come non si sente. Allora, ragazzi, in realtà da ieri ho lasciato un po' in autocaccia e ho fatto qualche mazzo. 1920, 1080, Fenetro. Ok. Che mi raccontate? Ma vi metto tutto. Questo apriamo in un'altra finestra. Questo facciamo così. Muovi parte, ragazzi, vi faccio vedere Metin, sta aprendo, moderatore, perfetto. Che mi raccontate, ragazzi? Client aperto, perfetto. Andiamo qua. Bene che non prende Metin. Olè. Allora, ho expato pure un pochetto. Allora, chi mi ha scritto su Instagram? Sono andato adesso, vado al villo. Ciao ragazzi a tutti. Mi faccio un attimo lo shake. Che si dice? Troppo senza musica. Anche perché ho provato la musica che dice di non avere copyright, ma non serve un cazzo. Signor YouTube, con tutto rispetto, è molto cattivo. Dante pure abbaia. Come va? Ciao Natana, ciao Mr. Carrot, ciao a tutti. Questo occhialino tattico ha comprato la mia ragazza su Shein. Pubblicità con Shein. Signor Shein, se vuole fare una collaborazione. Beh, sto facendo scherzi. Tutto bene ragazzi. Stamattina ho lavorato, ho attaccato alle 6, ho finito alle 2, sono tornato a casa, sono andato in palestra, sono tornato. Faccio una live velocina e poi devo andare a fare la spesa perché sennò se magno. Allora, chi ci stava che voleva essere gildato? Sto andando. Vi dicevo, fatemi mettere un po' almeno la musica di Medine. Se mi bannano la musica di Medine, raga. Cioè, che vi devo raccontare? Manco si sente. Si sente un po' la musica di Medin, no? Mi è venuta voglia di giocare a Medin. Fai bene, fai bene. Spero che non sono stato io a farti venire la voglia, perché mi spiace. Allora, dicevo, mi sono messo un po' in autocaccia ieri sera. Ciao King! No, è pamparapam, non è. Ho girato bene. Boh. Dicevo, ho fatto un po' di mazzi. Vediamo quando dice no. C'erano 16, quasi 17. Buono. Però, siccome c'ho poco tempo, vorrei farmi un attimo le schegge. Ci facciamo la missione del medio, perché è fondamentale. E ci andiamo a prendere lama, così lo falliamo. Ieri sera mi sono droppato pure. Come si chiamano?
Mi sono droppato pure gli Elisir. Aspetta, raga, li tolgo perché non ci vede un cazzo. Yeah. Uè. Mi dice a me? Uè. E dice a me, c'era un ragazzo che è passato in cinzo, mi ha scritto su Instagram, però non so se è in chat o se è in game. Vigildi, VPG, ah, sei tu? Ok. Mi raccomando ragazzi, per chi sta entrando in gilda, donate, perché sennò Gulmo si incazza. Ok? Allora, apri cosa... Non so se ti posso già gildare, però. Cioè, la mia lama dov'è? Lama incantata. Ok. E il suretto. Benvenuti in gilda. Mi raccomando ragazzi, donate subito in gilda. A me ha gildato un ragazzo in chiama. Che senso? Non ho capito, caro. Nella gilda nostra? Oh, c'è un paschi online, attenzione. Dai, siamo un po' di gente, dai. Mi fa piacere. Donato già. Dante è arrivato. Però non si vede che c'è il copriletto scuro. Fatemi vedere una cosa. Facciamo così. Bello che YouTube ti dà le pubblicità di Metin. È tutto un... Cioè, è tutto un magna magna del signor Metin. Ah, ok, Garrot. Vabbè, ci sta. Ma tanto comunque non avresti potuto donare perché siamo già a livello 20. Quindi in sostanza si può donare solo nell'altro modo. Allora, leggiamo lama, che non è questa, ma è fallita. Vabbè, raga, lama fallisce come la merda, ma... Fatemi bere. Si è unito alla gang? Alla gang? Greve, si è unito alla gang? Alla gang? Grazie, Giova! Bacione Giova, grazie mille. Ottimo. Grazie mille Giova per il tuo supporto di cuore, un bacio, abbraccio, si unita alla gang. Comunque sto come un pazzo, l'ho già fatto bicipiti. Con il personal trainer. Dicevamo. Si farma. Io in realtà raga, come state a fare con i mazzi? Come vi sta andando? Con triplo guanto devo dire che è un culo, cioè è una meraviglia. Ci abbiamo solo un'oretta, che palle, un'ora e un quarto, poi non so se in realtà riesco a attaccare dopo. Libro maledizione? Perfetto! Ottimo ragazzi. Lingua che sto a fa salire, guaccio della spada. Allora, mi devo calmare, se no mi scoppia il cuore. Ho fatto il 64 farmando delle carte. Poi ragazzi, un giorno, quando c'ho il riposo, ci mettiamo chill tutta la giornata e ci facciamo tutti i mazzi. Mi raccomando, vi ricordo, sempre l'invito in gilda, se volete, venite. Che si droppa oggi? Mi pare stasera... Stasera si troppano i cosi, si troppano i papiri di esorcismo. Quasi quasi ne ho pochi di fiori, eh. Dove cazzo stanno? Qua. Se mai scrocco quelli di Gulmo. Praticamente se non li finisci, in teoria quando riloghi il giorno dopo li continui. Una volta finiti puoi riandare di nuovo dall'alchimista e te li riattiva. Ok, thank you Asbel. Vedete, un ragazzi, una persona seria
che fa il check audio. Grazie mille dal tubo. Dimmi mo. Così. Sa, prova. Allora. Chi va là? Ma il mercatino per vendere ti costringe a lasciare il PC? Allora, sì, in sostanza, se lasci il PG con il fagotto, devi lasciare il PC acceso. A meno che tu non shoppia il negozio premium, che praticamente è un baule. Ti ringrazio, Asbel. Che è questo baule che praticamente ha una durata che può variare tra i 6, 12, 24, 40, 48, 60 ore, 3, 4, 7, 10, 15, 28 giorni. Ti esce random, a cazzo. Sono cumulabili. E praticamente questo ti fa mettere il negozio nello stesso identico modo che lo metteresti come con il PG fisico, ma semplicemente una volta creato ti rimane il negozio lì anche quando sei offline. Quindi puoi staccare, spegnere il PC, puoi fare quello che ti pare. E quando vendi qualcosa all'interno del negozio ti arriva una notifica in basso in chat che tipo qualcosa è stato venduto e ti puoi già riprendere direttamente i soldi. L'unica cosa è che per modificare il negozio devi stare all'interno del bazar, però puoi prendere sempre i soldi. Grande. Buongiorno Surro. Sì, è lui, è quel Carrot che ha fatto cose sconce, quindi il signor Medin l'appunto. E puoi anche giocare nel meta. Sì, col premium puoi fare quello che ti pare, sloggare, giocare, fare quello che ti pare. Allora, ma trasformati in euro? No, è praticamente random. Ciao Luigi, buongiorno. Praticamente random, furetto, cioè non decidi tu di quanto ti esce. C'hai queste possibilità. Raga, mi dovete andare a fare scheggio un attimo. C'hai la possibilità che ti esca di queste durate qui, quindi 6, 12 ore, 3, 4, fino a 28 giorni. Boh, non mi serve, se no te lo faccio vedere. Tu clicchi, ti arriva nell'item shop. Una volta che lo spacchetti tipo baule, ti esce, ti è uscito il negozio per 4 ore. Vai al bazar, metti il negozio e via. Cioè, tu dici in euro quanto costa per 30? Non esiste. In euro, tra virgolette, tradotti in euro, ti costa tipo... Considera che 5 euro sono 60 DR, 19 DR in euro saranno, che cazzo ne so. Pochi soldi. Grazie per il follow, bello. Però è una comodità assurda, pure, non puoi capire. Cioè, se ce l'hai, tanto ogni tanto ti prendi qualche pacco, capito che gli si prende i pacchi DR in gioco per, come si dice, per prendersi il guanto, ti rimangono sempre di scarto qualche DR, quindi una volta che lo accumuli, li usi per quello. Grazie mille, Diego, per il follow, benvenuti in live. Allora, dicevamo, fammi vedere questa cosa perché sennò ti fanno a merda. Schegge covo, quindi mi loggo la sciamana così faccio prima. Salute Dante. Ieri, raga, sono loggato su Italia. Creve, raga. Ho visto Ike Dante al centro con tutte quelle equipaggiamentine. Ho visto il vecchio Highlander. Che emozioni. Oh mio Dio, Luigi. Ma chi era questo ragazzo in game? Uno che te voleva far ammazzare? Una domanda, un ragazzo in game mi ha detto che per fermare con il cura devo fare altri. Farmare, non so, devo fare altri. Per poi farmare? No, senti, goditi il gioco. Ovviamente non cercare di salire troppo velocemente, come sto facendo Manuel, non so se è in chat, che so vedere che sta già al 60, mi ha venuto a prendere.
sta, fammi vedere. Vediamo se si è fermato. Non ci sta più, se n'è andato. Greve. Perché non ce l'ho più? Eccolo. Greve, è uscito dalla gilda. Greve. No, no, non ti preoccupare. Goditi il gioco. Poi piano piano ti servirà più avanti un dropper, ma attualmente sei tu il dropper di te stesso. Secondo me Manuel ci ha abbandonato. Come ci scrive? Allora, andiamo. Allora, dalla sciamana, CH1, via. Quindi dicevo, raga, ho farmato un bel po' di mazzi di carte, ce ne ho 16, quindi siamo top. Ok, perfetto. Ah, ok. A proposito, dopo facciamo pure la gilda. Un'altra cosa, io non so quali oggetti, aspetta un secondo, me ne vado a mettere un attimo a fare cosa. No, il cavallo dove lo facciamo dopo, sbrighiamoci a fare sketch. Ti rispondo subito, ragazzi. Quindi che mi raccontate? Come va? Oh, non è Abbaronet. Un'altra cosa, io non so quali oggetti devo vendere alla bottega e quali al mercato. Quando faccio una idea? Allora, in sostanza. Ok. Allora, in sostanza io ti do un consiglio, siccome credo che tu sia alla tua prima esperienza, tra virgolette, di Metin. Scusami un secondo. Credo che tu sia alla tua prima esperienza di Metin, confermami questa cosa. Ok, perfetto. Ti consiglio una cosa buonissima che ti aiuterà a capire meglio il gioco e a essere più indipendente. Questo significa che non ti sto dicendo di non chiedere, assolutamente. Puoi chiedere anche in gilda, qualcuno ti risponderà. Però per aiutarti a capire meglio il gioco, ti consiglio di, sai, che ne so, droppi un oggetto particolare che ti sembra strano. Ovviamente tutte quelle corazze che tu droppi, che sono di un up basso, e non hanno bonus, a meno che non è poco migliore della tua, le puoi vendere tranquillamente alla bottegaia, ok? Invece collane e bracciali che hanno in sostanza anche di livello basso, soprattutto, che possono essere le scarpe in pelle di bambù, la collana di legno, il bracciale non mi ricordo quale, quindi che hanno delle resistenze di base, ovvero non sono quelli i bonus, quelli in verde, questi qua che vedi tu, in verde
più acceso, tra virgolette, ma quello meno acceso, quindi che sono i bonus standard, che non abbiano fuoco, lampo, queste cose così, quelli tieni pure. Il resto, per quanto riguarda il materiale da hoop, scusami un secondo, invece i materiali da hoop, che può essere il biglietto d'orso o i libri o che ne so, pezzi di pietra preziosa, ti consiglio sempre di andare a vedere sulla wiki, vai su Google, cerchi il nome esatto, ti porterà alla wiki di Medin e ti dà un'occhiata, cerchi di capire a cosa può servire, perché di solito tutti i materiali che fanno uppare le corazze del livello 18, del livello 34, del livello 26 sono utili da vendere in negozio, ok? Tutto il resto delle armi scarse puoi vendere tranquillamente alla bottegaia. 200 shuriken per dire, puoi vendere tranquillamente, se non sbaglio. Non mi ricordo se serve il più o quello normale, cioè, diciamo, come più utile. Ma che no, non ti, figurati Luigi, però è un per esperienza personale di parlo, e quindi io pure facevo così, chiedevo, però non riuscivo mai a capire effettivamente, ma quindi a che serve st'item? Se ti concentri, diciamo, e cerchi di capire a cosa serve da te, poi ti verrà in automatico riuscire a riconoscere quali oggetti tenere e quali no. Allora leggo gli altri, ragazzi, mi sono perso qualcuno. Vieni a me Luigi, io sono un esperto qualificato, ho preso il diploma. Ah, anche, beh, Mr. Carrot pure ti potrebbe aiutare, certo. Non mi ricordo se è il più o senza, comunque uno dei due comunque vale. Anche perché considera questo Luigi, che gli item da hoop di base vengono comunque sono ricercati, perché solo i livelli bassi li possono droppare, la gente che uppa cerca quelli là, non si scoccia di andarli a droppare e quindi se li va a comprare direttamente, ovviamente in stock. Zeno, ciao, come stai? E mi dissocio, in realtà noi siamo contro i retro server, ragazzi, giocate all'ufficiale, perché tanto ormai è molto più fattibile, e dissociamo dai retro server. Vado retro ormai, ragazzi, non vale nemmeno più la pena giocare ai retro server, cioè il gioco è questo, perché devo andare a giocare a sto punto, cioè come dire, giocare a GTA con le mod in solo. Il poliziotto per strada. Ehi tu, fermo là. Ah, però non mi ricordo cosa, Garrot. Ah, e ho preso uno orecchini ebano più 9 a 5 euro con 20 diavoli e basta. Hai buttato i soldi praticamente, Manuel. Secondo me hai buttato i soldi, Manuel. Dovete vedere, ragazzi, se state nello stesso CH. Oh, Emanuele, secondo me un po' troppo, gli ebbano. Bracciale lacrime con 1500 HP, 15 lampo ci può stare. A quanto il bracciale? Considerando che
Diciamo che la gente per di quella tryhardina. Bracciale 14 won più 9 per il 500 KP, 15 lampo. Ci sta, ci sta. Ricordati bene che tu devi comunque fare in copo, eh. Non ti focussare come stavo facendo io. A proposito, devo cambiare la corazza, stronzo. Non ti focussare su ok, devo andare in Atlantide, allora già ti fai la cosa da per come cazzo si chiama il lampo, perché considera che comunque se rimani al 60 soprattutto la maggior parte degli eventi te le farà in covo, quindi concentrati sul fuoco inizialmente. Va bene che l'hai preso, ci sta, avevi comunque i soldi, hai fatto l'investimento, bello. 14 won credo ci può stare, ok. L'unica cosa era, diciamo, non era così imminente prenderlo, però comunque ti dà gli HP e ti dà i critici, se non sbaglio, giusto? Sì, esatto, punta 10 critici. Enfasi, grazie mille per il follow, benvenuto. Quindi ci sta, Manuel. L'unica cosa, ecco, concentrati su come massimizzare il livello 60. Quindi valori di attacco, cerca valori di attacco per fare le medin in monte. No, no, ma ci sta, eh. Hai 55 fuoco totale senza costumi, giusto? E senza l'alchimia. Senza costumi, ok. Allora, ci potrebbe stare, ci potrebbe stare. Però ecco, non ti bruciare subito i soldi. Però ci sta, cioè, con 55 fuoco, considera poi l'alchimia... arriverai a 60, 65 oltre più o meno, quindi ci sta, riuscirai pure a in covo 3. Però il bracciale comunque un ottimo acquisto. Gli orecchini in realtà, stavo dicendo, ci sta qualcuno che usa gli ebano e usa però prima i lacrime per buffarsi, diciamo, la ama, tutta sta roba, e poi si mette gli ebano per far più danni. Quindi potresti usarlo per quel giochetto là, oppure per fare le medin, sta roba così. Ok, Garrot, spero che stai bene, eh. Mancia miseria. Mi sono perso qualcuno. Enfasi, allora, ciao. Ha senso startare oggi da zero su Star e ricostruire? Allora... sei un, ti dico, ti faccio questa domanda: sei un vecchio giocatore del signor Metin? No, ci sta, Manuel. Cioè, anch'io in teoria, tra virgolette, sto facendo così. E perché comunque considera che luci di luna e tutta sta roba è una bomba in covo. Quindi quanto più riesci a stare, tra virgolette, a quel livello, meglio è. Poi ti dovrai fare un dropper. E quindi è buono così. Adesso cerca di appararti i soldi con calma e inizia a vedere l'alchimia, inizia quello che farò anch'io, quindi inizia a vedere i pezzi mitici. Ovviamente è inutile che te lo dico, parti dal rubino, anche se il pezzo che costa di più, però è quello che ti dà maggior vantaggio. Mi raccomando, ricordati che lo devi fare almeno prima più 4, eh. Però non lo puoi montare, se non sbaglio, o se lo monti fai una cazzata. Sì, tanto comunque con i buoni DR te lo puoi prendere. Ah, quindi hai preso il rubino, ok. Come il mio? Danni, com'è? Manco mi ricordo, attacco e danni medi? Danni, difesa e medi. Oh, ottimo, ottimo. A quanto? 18 won. E con questa a quanto arrivi di fuoco? Allora, sì, ho giocato su Ruby fino al periodo pandemia, per poi lasciare e dedicarmi allo studio lavoro. Ho provato un po' di retro, mi dissocio. Allora, considera che come server Tiger Ghost, nonostante comunque abbia già la sua età, perché sono già un paio d'anni, e sono già un paio d'anni che esiste,
c'è comunque una giocabilità abbastanza alta, perché c'è un flusso di gente che entra, ci sono molti eventi, considera che ci sono due eventi al giorno, quindi dalle 16 alle 20 e dalle 20 a mezzanotte. Se può fa, considera che bot non ce ne so, zero spaccato. I GM almeno una volta al giorno, se non due, entrano, quindi vai a bomba. Ed è molto più controllato, è molto più mantenuto, quindi te lo consiglio. L'unica cosa è che si entra con un codice d'accesso, e se vuoi noi li rilasciamo, quindi ci scrivi su Instagram e ti diamo il codice per entrare. Io sto riportando un po' la gilda, quindi già stanno venuti un po' di gente, volendo, se insieme puoi giocare insieme a noi, tanto io comunque sono a livello basso per adesso, poi dopo spiccherò il volo. Esatto, che tanto la leggendaria da 5, 60 fuoco. Se può fare male. Diciamo che col fuoco ci stai, la luna ce l'hai, che te l'abbiamo presa quella buona. È una meraviglia. Guardami di una cosa. Ok, mi devo sbrigare sulle 5, vabbè, non letta ancora. Vabbè, considera che io il mio obiettivo è quello di salire, perché comunque avendo la possibilità che mi dà il signor Medini, ci dà i DR, diciamo che i soldi li farò vendendo i DR sostanzialmente, ragazzi, vi dico la verità, finché non raggiungerò quel livello e quell'equipaggiamento che mi permetterà di giocare, e quindi poi i DR li inizio a regalare a voi facendo giveaway e cose, robe varie. Quindi voglio quanto prima arrivare a quella situazione. Non sto salendo diretto, perché comunque mi voglio fare lama almeno M7 qualcosa, per poi boostarmi con i vari esorcismi e letture, e una volta poi andato verso il 75 andrò direttamente a fare il 95, perché i pezzi di lampo già ce l'ho, quindi lascia perdere me, perché ho la possibilità di vendere i DR, diciamo che mi dà il signor Metin. Però per quanto ti riguarda, secondo me, a meno che non dici voglio shoppare 200 euro al mese, che più o meno è quello che ci dà, credo, non lo so in realtà, cioè di meno, perché sono diviso 3 ovviamente. E quindi a meno che tu non voglia shoppare, fai bene a fermarti, perché è il livello ottimo questo. Poi dipende, cioè come dipende da te. È chiaro che l'unico pensiero che ti do veramente col cuore, con il cuore con la Q, vabbè, chiaro, ovviamente ognuno è disposto a spendere quello che vuole, come dice Surri, cheat. E ti dicevo, vabbè, certo, l'unica cosa che ti dico è non forzare troppo, ok? Cioè, prenditi il tuo tempo, goditi il gioco, concentrati anche volendo sul farti un dropper, concentrati... Vabbè, la sciamanella abbiamo detto che ce l'avevi, c'è la moglie del tuo amico. Quindi concentrati, capito, su formare il PG, crearti quelle situazioni dove vai a droppare roba, ok? Perché se ti... Vabbè, che alla fine se shop ce la fai comunque, però non ti creare quelle situazioni dove arrivi a un livello alto e... perché hai expato come un pazzo, e poi va a finire che... questo muoio. Poi va a finire che non sai quello che devi fare, perché se a livello troppo alto con le skill basse e vai in depressione, probabilmente. E amico Fritz, sto facendo sketch, qual è il problema? Sì, ci sta. Perché alla fine quello che vorrei portare
ma è giusto, quello che vorrei portare, raga, alla fine è cercare di portare un contenuto che vada, sì, cioè che consideri anche lo shop, ma che consideri anche il farming e le attività quotidiane. Infatti presto vi parlerò del discorso delle carte mostro, che sono molto molto interessanti. L'unica cosa è che praticamente per spiegarvi bene questa cosa ci dobbiamo prendere una buona mezza giornata. Ci mettiamo con calma, poi casomai vediamo se esce pure un video. E praticamente vi spiego tutto il sistema delle carte mostro, i vantaggi che danno, ok? Vi dico solo questo. Considerate che non mi ricordo quale, Tigre Cinghiali, se non sbaglio, a 5 stelle vi dà 100 valore d'attacco, che non è per niente da sottovalutare. Poi, che ne so, i lupi vi dà 40 difesa, cioè sono cose da non sottovalutare. Ok, si è buggato. Non è difficilissimo farlo ed è fattibile tra un aspetto la main, aspetto il boss, perché si possono fare a qualsiasi livello. Quindi anche in quei momenti dove dite ah, non c'ho un cavolo da fa, faccio. Vedi, fidati Manuel, io l'ho approfondito qualche tempo fa grazie all'aiuto dei ragazzi che stanno su Italia, che loro hanno iniziato a fare questa cosa bene, ed è molto interessante, molto interessante. Poi ne parleremo in un giorno con calma, però ci vuole tempo per spiegarvi tutto e tutto il meccanismo. Ed è una cazzata fare le carte mostro, a meno che ovviamente non siete sfortunati e vi esce un mob che non potete fare, però si può resettare tranquillamente. Ci sono dei vincoli, ci sono dei limiti, però è fattibile. Poi in realtà ci sta un'altra cosa, raga, che ho scoperto, che è praticamente cercate il gruppo. Cioè ricercate il gruppo per i dungeon che volete e vi dice anche, per dire, quello che vi serve per entrare. Così cercate, pum, è una figata sta roba. Non dobbiamo provare una volta ad usarla, non l'ho mai usata sinceramente. Però oggi perché non ho spammato, mi serve Paschi Spam. Oggi ho spammato. Metto un attimo la tua caccia. Cioè per farti capire, se tu consideri ma non mi ricordo, questo da velocità di movimento fino a 12, non mi ricordo quale cazzo era, questo vabbè roba grossa, questo da resistenza su qua. Devo dropparmi di nuovo il guanto, mi sa, tra un po'. Mi ricordo, quelle fattibili erano le prime, tipo sta roba cinghiale, questo qua ti dà valore d'attacco, quindi 100. Gli uragano pure da velocità di movimento, e bianche da gli HP, 200 HP che non fanno schifo. Gli unici danno 25 animali, raga. Questo è un bonus che serve più avanti. Capo e branco vi dà 50 difesa, lupi alfa abbiamo detto 40 difesa, cioè ci sono belle cose, raga. È bello bello interessante. Questo mi devo sbrigare a fare questo. Ah Manuel, ma quando si sta tirando caccia
Allora, se non sbaglio c'è un video sul nostro canale, però ne parla a grandi linee. A grandi linee. In sostanza, come funziona? Tu vai qui, nella prima pagina, ti fai dare una carta, acquisisci missione qua sopra, lui ti dà una carta a caso e ti dice ti dà un boss, cioè un mini boss, tra virgolette, da ammazzare. Vai lì e l'ammazzi. E così continui. Ci dovrebbe essere qualche video, se non sbaglio. Ti stavo chiedendo le carte. Hai fatto mazzi? Penso sia stato nel tuo caccia tu questo tempo. Ok. Diciamo che c'è una sorta di tecnica, ovviamente con i numeri bassi devi cercare di prenderti, devi cercare di capire dove sta il 5, dove sta il K, cerca a farti prima tutti gli angoli, no? Ti fai un angolo di tutti quanti, poi ti fai gli intermezzi e ti fai il centrale per darti una visione completa. Considera che quando tu clicchi in una casella e ti dà i teschietti intorno a quella casella, considera che c'è un 5 nelle vicinanze, quindi devi stare attento. Ok, poi casomai vi ho detto, io ce n'ho un bel po', ma purtroppo mi dispiace, oggi mi faceva piacere fare la live, ce n'ho 17. Mi faceva piacere fare la live, però purtroppo c'ho poco tempo per andare a fare la spesa, quindi casomai. Ci becchiamo più là. Tanto domani dovrei esserci tranquillamente. Domani attacchiamo già alle 2:30, 3, se riesco a finire in tempo. Giovedì forse ci sono la mattina fino all'ora di pranzo. Venerdì pure, sempre dopo l'orario. Sabato dovrei esserci tutta la giornata e domenica lavoro. Quindi, se sabato ci sono tutta la giornata, vediamo pure il discorso delle carte mostro. A parte che c'è l'evento pesca, mi pare domenica. Mi raccomando, Manuel, preparati per l'evento pesca. Fai una cosa, visto che tu c'hai soldi. Non è una cazzata, lo ti sto dicendo. Visto che comunque è un budget, anzi io quasi quasi me la faccio pure io. Vedi sulla wiki la canna in carbonio, vedi i pezzi che ti servono, perché non so se si può vendere già, però vedi i pezzi che ti servono, poi cercalo effettivamente se c'è, ma mi sembra che non si può comprare già, puoi comprare gli oggetti per craftarla e ti fai la canna in carbonio. Che per l'evento pesca secondo me è una bomba, è da tenere. Tu che c'hai qualcosa da investire, valuta. L'evento pesca consiste, Luigi, praticamente che devi pescare, semplicemente. Adesso hanno cambiato il sistema di pesca da come lo era prima. Adesso ti parti un minigioco, dopo se ti faccio vedere al volo, che praticamente devi beccare il pesciolino all'interno di un cerchio, almeno lo devi prendere almeno 3 volte. Se lo prendi almeno 3 volte c'è una probabilità che lo tiri su, praticamente lo peschi. Durante l'evento pesca, avendo anche il libro della pesca che ti aiuta la probabilità, quindi mi raccomando Manuel, poi shoppati il libro della pesca se c'è ancora il DR, quando si attiva da shoppi quella da 30 giorni sei una bomba, perché lo fanno arrivare 2 volte al mese, perché è veramente buono. In che consiste? Quando tiri c'è una probabilità che ti tiri su anche dei pezzi di puzzle. Ok? E poi in sostanza ti parte un altro minigioco con calma anche quando non peschi, che te lo puoi fare, che alla fine è un Tetris. Ok? Devi fare un Tetris con degli oggetti che ti dà, lui ti dice è uscito questo pezzo,
Se vuoi, Luigi, sul nostro canale YouTube, se cerchi nel canale Evento Pesca, c'è proprio il video. E praticamente tu, in base ai pezzi che utilizzi per completare tutto il rettangolo, quindi meno ne utilizzi, se non sbaglio, dai 15 ai 18, 17, fai il baule grande, che c'ha tre aperture, poi c'è il baule medio che ce n'ha due, e poi c'è il baule piccolo che ne apri una, e praticamente esce solo roba buona, raga. E si vende sempre, si vende sempre. Quindi è buono per fare soldi anche. Poi esce il cavallo nero, che è il cavallo praticamente questo qua, che ti dà 60 di movimento e che ti fa pure attaccare, quindi Luigi, per te potrebbe essere interessante. Ciao Gabby, come stai? Potrebbe essere interessante per te, Luigi, che sei all'inizio, avere una cavalcatura che ti può attaccare, dove puoi attaccare. E fai attenzione anche a quando c'è l'evento Muffin, perché l'evento Muffin in sostanza è una cavalcatura e ti permette di attaccare da cavallo. Tu che sei a livello basso è fondamentale, quindi mi raccomando, ragazzi, cercate su Google eventi Mate in 2, vi porto sul forum server Tiger Ghost e vedi. Oppure, ragazzi, entrate nel Discord, punto esclamativo Discord in chat, e lì ho condiviso il calendario degli eventi, quindi quando ve l'andate a prendere da lì. Bene, Gabby, grande, mi fa piacere, mi fa piacere. All'università, Gabby? Allora, scheggia fatta, andiamoci a fare il cavallo. Eh sì, ci sta, ci sta. Un po' di cibo. Io sono andato in palestra, cioè in realtà stamattina mi sono svegliato alle 5, sono andato al lavoro, ho finito alle 2, sono tornato a casa, sono andato in palestra, torno, rimetta e poi vado a fare la spesa. Allora, cavallo. Cavallo, 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 dove cazzo sta? Me devo scordare, la devo fare. Fammi vedere l'alchimia. E come si sciottano questi due? Parare a cavalcare. Ah, scusate ragazzi. Quanti giorni devono passare per rifare una gilda? Dopo essere... Mi pare almeno tre. Anzi, mo ti vedo. Faccio la gilda con la sciamana. Nel mentre, vabbè, aumenta qua. Io l'ho gildata, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri. 2-3 giorni comunque, Diego. Dove devo andare? Uccidi Fiero Orco. Fiero Orco generale in valle. Comunque, io sto facendo una gilda con la sciamana che è per i dropperini. Quindi se avete dropper o ischeggini mi fate sapere che vi gildo. Va bene, Gabby, in realtà sto procedendo con calma, con molta cautela, e si va avanti abbastanza bene. Piano piano andiamo avanti. Allora, Gigi, quello che ti posso consigliare è, sul nostro canale trovi qualcosa, trovi delle guide. Non esiste, cioè sulla wiki pure trovi qualcosa in realtà, però a grandi linee. In sostanza, quando vuoi chiedi, però non mi ricordo se esistono dei siti dove puoi fare delle build, non credo. Ok, va bene Diego. Tanto ne usiamo una sola, poi eventualmente quando arriverà al livello... la fai tu e ci trasferiamo da te, o la sciogliamo e fa, o la lasciamo solo per le medaglie, cioè ci organizziamo.
Considera che tu a livello 16, allora, a livello 16 in realtà è buono. L'unica cosa che ti servirebbe, che ti aiuterebbe tanto, è fare e trovare una cavalcatura. Cioè, se riesci a trovare una cavalcatura quando c'è Fierorco, che devo uccidere? Fierorco generale, non mi ricordo quali cazzo sono. Questo. Se riesci a trovare una cavalcatura, te la svolti, perché ti fai tutte le metine in Villo 1, quindi XP pure, e puoi droppare i libri che ti servono, che puoi vendere. Mi devo ricordare che non devo scendere, raga. Tu chiedimi, Luigi. Adesso cerca, tanto al tuo livello comunque avrai difficoltà nel fare soldi all'inizio, cerca di farti le metine, non preoccuparti di nulla, cerca gli item con HP, tutto quello che droppi alla fine, cioè tanto a te devi fare soldi, quindi vendi tutta la bottegaia, tieniti la roba con HP, come ti ho detto prima, i bonus fuoco, questa roba qui. Utilizza l'arma giovane eroi, però non riscattare subito quella nuova che ti dà ogni 10 livelli. Cioè, ce l'hai presa quella prima, perfetto, finché non ti scade non ne prendere, perché poi ti ritroverai senza arma e comprare una luna comunque costicchia un po'. Allora, la palosa sì, è buono per correre, però non ti dà la possibilità di attaccare, quindi tu adesso attacchi ancora da terra. Modo, ti do, fammi vedere un secondo, ti vedo. Eventi, Metin 2, Eventi Contest, Tiger Ghost e Azzarel. Allora, oggi è 16. Allora, considera che il 18 giovedì dalle 16 alle 20 si droppa il Nuggets, quello che ti dicevo, che praticamente è un pulcino che è cavalcabile, che ti permette di attaccare da cavallo. Quindi quello il 18, mi raccomando, se c'hai il tempo, concentrati. Per il pet, Manu, il fatto è che i pet buoni buoni ti costano, ok? E attualmente non ci cambia la vita. Io ho preso quello che mi capita. Cioè, quello fattibile con i figli dei fiori, questo qua, cambiali, ok? Stessa cosa per te, Luigi, vale questa. Quando c'è l'evento Nuggets, se c'hai i figli dei fiori, li scambi, se ti escono le metine te le fai. Si droppa nelle medine, esatto, Luigi. Esatto, il boia. Attualmente pure io sto usando il boia ed è quello che ci conviene di più. Ovviamente come cazzo ti esce, esce. Finché non ti esce, cioè, come ti esce meglio, usi quello. Sarebbe top livello 6 e te lo fai expire, cioè te lo devi far invecchiare. Quindi quando arriva al massimo del livello non lo fai evolvere, ma lo fai invecchiare di giorni perché aumentano i bonus. A posto, diamante vende boia tipo 6. Non so quanto vale, è invecchiato? La scimmia va bene così, capisci? Però non è quel pet che uno si fa, lo fai all'inizio. Non è il pet della vita, mettila così. Altra mezz'oretta, raga, potevo andare. Dopo ci facciamo una chiacchiera, tanto le schegge le ho fatte, la malolletta, il biologo l'ho portato, mi faccio il medio. E poi ci chiacchieriamo un po', mi fate qualche domanda e vi aiuto. Allora, i libri sono i libri abilità che si droppano dalle metine quando li fai, e sono praticamente quelli che ti aiutano a aumentare le skill. Quello, Manu, te li fai dai luce di luna. Conservati 15 won per evenienti. Dicevo, allora,
ieri in valle. Non è meglio che lo vendo o mi compro un Nessie? Ma in realtà, Diego, tu sei Sura, come me. Secondo me il Boia, almeno mi ha detto anche Gulmo, è il migliore che si potrebbe fare. Il Nessie sì, però mi sa che ti costa di più. Dicevo, per i libri, considera che tutti i libri delle prime skill, quindi Lama Magica, Aura della Spada, Tranello, Corpo Forte, sono quelli che valgono un po' di più, ok? E poi così scendere piano piano. Se ti troppi Volontà di Vivere, tipo Anima, Lupo Purpureo, Indago, quelli li valgono. Se droppi Volontà di Vivere, Curare, vale un cazzo. Se droppi Aiuto del Drago, Benedizione, Riflessione, quelli valgono. Tieniti questi libri qua. Considera le prime skill di qualsiasi PG, ti vale. Considera che una lama magica vale 17 kk. Dai, in realtà dai 10 ai 15-16, dipende dal momento. Sì, all'inizio pure io tenevo tutto. Ah, Aiuto del Drago e Benedizione è buono. Se vuoi, te li compro io, Luigi, così ti fai un po' di soldi e te li compro. Però devo vedere un attimo quanto costano. Boh, se mi va bene il cavallo, ho pianto, raga. E invece sì, a posto. Livello 14, tra 5 giorni ci abbiamo l'esperto. Allora, vado a vedere quanto vale coso. Così te li compro. Così ti fai un po' di soldi, ti aiuto un po' così. Questi capelli si sono mosciati. Allora, Gilda non la posso ancora fare, Diego. Aiuto e Benedizione 5 kk e 4. Ok. Dove sei, Luigi, che ti do questi 10 kk? Così almeno stai tranquillo. Eh sì, considera che se l'ho sgildata, lo sai che non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, quindi almeno 3 giorni, credo. Quindi sei al Villo 1? Mi fanno male le spalle. Ok, arrivo. Abdem, ciao bello, come stai? Come stai, bello? Buon pomeriggio. Allora, vengo qua. Dove stai, GG? Ecco te. Aspetta, ok, fammi il commercio. Lama ancora la devi fare a M, giusto, Luigi? Grazie per il follow, bello. Ciao Cristian, dal tubo, come stai? Tutto bene? Yurugan, grazie mille per il follow e benvenuto in live, caro. Vai, mettili. Vedi se sono 10 kk, che continui so qua. Ok, 10 kk. A posto, aiuto e benedizione. Non te li spende tutti. Accetta dove sta scritto accetta. Mi raccomando, quando fai il commercio, se commerci con qualcuno, stai attento al prezzo che hanno messo e non accettare finché non hai visto tutto bene. Allora, le skill sono: se premi V, si apre la schermata delle abilità. Ok? Lama magica, questa è quella che ti devi aumentare per primo. Lama incantata si chiama. L'hai messo su qualche numero? Eh sì, è abbastanza nuovo, vai.
Domani registro. No account su Tiger. Ok, ti aspetto che... Cristian. Ho quella al 6, perfetto. Questa qui al 6, quindi ho aumentato anche le altre. Ti piacerà. E paura al 4. Allora, vieni con me. Facciamo una cosa. Esatto. Ci sta, ragazzi. Vieni con me dalla vecchietta. È vero, però è assurdo che una persona nuova è la prima volta del suo genere. Vieni verso di me, scusa, non mi sono fatto vedere. E qua. Torna indietro. Quella è giovane, non è vecchietta. Vieni qua. Vieni. Segui i cuori. Ma ci sta. Ok, vedi questa signora qua, vecchia? Cof cof, che ti fa quando ti dà la missione? Greve, paschi! Vabbè, ci sta, Chris, dai, ricominciamo insieme. Non posso sentire, paschi, scrivimi. Allora, clicca sulla vecchietta. Fai reset abilità. Una volta fatto, seguimi. I can ask for a few youngs to open. Allora, visto che scroccano soldi, mortacci loro. Ok, vieni con me. Allora, adesso vai di nuovo da... Dove sta? Armi magiche. E riprendilo. Una volta prese, metti un punto su armatura. Quindi armatura incantata metti un punto. Paura metti un punto. E tutti i punti restanti li metti sull'ama. Schiocco e vortice non li mettere ancora. Allora, considera che l'abilità ti passa ad M1, quindi diventa arancione, un uovo che ti può passare dal livello 17 al 20. Ok? Se tu vai su Lama ti dice questa abilità può passare al livello successivo dal 17 al 20, una cosa del genere. Ok? Quindi, quando arriverà al 16, ok? E tu metterai il 17esimo punto... Se non ti passa M, fai la stessa cosa che abbiamo fatto adesso. E ripetila finché non ti passerà 17. Ok? Una volta fatto l'AMA a 17, dovrai cercare di farti passare tutte le abilità a 17. Ok? Questo giochetto lo puoi fare fino al livello 30 massimo. Superato il livello 30 non puoi andare più dalla vecchietta a chiedere di resettarti l'abilità, ma esistono dei libri amnesia, poi ne parliamo quando ci arrivi, che sono praticamente questi qua, se tu vedi adesso in gioco sul mio inventario, che si chiama ruggito, in questo caso si chiama ruggito del drago, libro amnesia, quindi è per l'abilità ruggito del drago. Le altre abilità le aumenti dopo. Ok, io attualmente sto facendo, ho fatto lama, poi armatura, poi paura e poi faccio vortice, perché è un'abilità che colpisce più obiettivi, ok? Vedi, qua ti dice, vabbè, che è effetto sul raggio, quindi io sto facendo così. Quindi fai lama, paura e armatura. Adesso fatti le medie, divertiti. Cioè, vatti a fare le medin, fatti i mostri che vedi un po' più forti, che sono i bossettini del livello 1, fatti sta roba così. E aiutati sempre con la wiki. Cioè, se non sai una cosa, scrivi medin 2 wiki e ti diverti. Cerca di capire quali medin sono, che cosa si può droppare, tutta sta roba qua.
cerca di imparare il gioco inizialmente, tanto nel Vilo 2 non ti conviene perché non reggerai. Che c'hai? Vieni qua, aspetta, ti do una cosa. Vieni al magazzino. Non so se ce l'ho qua. E mi raccomando che prima dell'evento pesca cerca di fare il cerca di fare il 30 prima dell'evento pesca. Aspetta che ce l'ho sull'altro PG. Arrivo subito. Intanto prenditi questo, che quando arriva il 21 ti può dare una mano. E n'è niente di che. Adesso dammi un secondo che ti vado a prendere, cioè l'elmetto quello di livello 0, così almeno c'è qualcosa di difesa. Il resto che è stato a fare, raga? Boh, mi ricordo dove ce l'ho. Sciamana quindi ha detto non può fare un cazzo. Ti pareva che non ce l'avevo qua. Ti faccio un regalo, vieni qua. Ti faccio un regalo solo perché spero che tu sia veramente un vero giocatore di Metin nuovo. Prenditi questa. Non te la vendere. Questa ti darà vita fino al livello 30, probabilmente, finché non riuscirai a fare qualcosa di meglio. Vedi come ha messo subito accetta, mo, eh? Ha capito come funziona. Mi raccomando, non te la vendere. Ha capito subito come funziona. Mi raccomando. Allora, aspetta che ti prendo le cose. Ah, non ce l'ho, greve, vabbè. Non ce l'ho. Pensavo di avere gli elmetti, ma non ce l'ho. C'ho questo, te. Apriti, così ti dà un po' di bonus. Cliccaci sopra e ti esce la scimmietta che ti segue. Poi, vabbè, la devi da mangiare, però. Non ti preoccupa troppo. Sì, considera che... Allora, cerca, sì, di expare. Expa finché puoi. Cerca di arrivare al 30. Però mi raccomando, occhio agli eventi. Quando ci sono gli eventi interessanti, mi raccomando quello della cavalcatura che ti serve, l'evento pesca. Considera che oggi è 16, raga. Stasera c'è il papiro esorcismo, quindi stasera, dalle 20 alle 24, se riesci, fatti le mating. Domani ci sono letture concentrate dalle 16 alle 20, queste le devo tryhardare, e Core Dragonis. Fatti tutte meglio. L'evento pesca sta sabato sera e domenica ci sono Incanta e Rinforza B, quindi fatti tutta sta roba. Ok. Sì, considera che giovedì sta alle 16 alle 20. Allora, quindi, torniamo a noi, ragazzi. Mi raccomando, non farmi pentire della sfortuna che... come si chiama la corazza degli Oli 18? Sfortuna. C'ho 5 minuti ancora. Chi è? E voi? Bazar, please. Oh, è mossa esagerando, però. Mi portate finito. Un po' aggressivo, però. Mi ha detto pure quanto vuole. Tacci tua. Ma che figura di Luigi, tu passa sempre quando vuoi. Allora, raga, è bello questo, è il nuovo metodo per scroccare soldi. Cioè, Bazar, please, Young, 5.000. Fa tutto lui. Allora, missione l'ho fatta. E Cristian, provala a scrivere nel Discord.
nel Discord nostro. O passa su Twitch e scrivi là che siamo qualcosina in più. Io sto a posto per oggi, raga. Stasera penso che dropperò off stream. Abbiamo detto che stasera ci sta proprio esorcismo. Quindi se volete mi trovate in chat qua su Made in. E sta a morire il pet. Ah, fatemi fa... Vabbè, spacchettiamoci un attimo sta alchimia, raga. Al volo proprio. Così facciamo, mi serve la cosa del rubino, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono. Bei tempi quelli di Made in 2, mi fate fare sempre un tuffo nel passato, ci sta ogni tanto. Allora, diamanti, quanti rubini, wow, si uppa. Beh, diamante dello spacchetto. Vediamo questo. Fallito. Grazie, signor Rubino, che vedo che lei voleva salire sopra. Giada, successo. Fallito. Successo. Mi sa che Aig, questo suretto, non è tanto fortunato. Successo. Il Giada mi serve mitico, eh? Fallito. Successo. Onice, vabbè, usi diamanti. Successo. Vediamo. Giada per raro, vediamo. Oh, successo. Grande, abbiamo fatto un Giada raro. Zaffiro. Oh, successo. Successo. Breve, possiamo provare a fare antico, eh? Granato. Fallito. Ok. Quindi ci tocca fare un antico, un zaffiro antico così. Così. Oh! E niente, zaffiro antico. Allora, se questo, se me lo riesco a fare, mitico, me lo monto. Perché tanto a me non mi frega un cazzo di questi bonus. Anche che c'è terra, però. Buono, buono. Tanto non vale niente. Vabbè, raga, a sto punto... prima di staccare, che fai, te ne privi? Proviamoci, ragazzi. Proviamo a fare sta merdata. Vediamo quanto costa. Alchimia. Diamante, zaffiro, Anna. 60 kk, raga. Ci proviamo, Carrot. Ho fatto un zaffiro antico. Ci proviamo, signori. Più alchimia. Zaffiro. Zaffiro leggendario, signori. Si prova. Vediamo quanto costa. Madonna mia. Attenzione, signori. Vediamo se dobbiamo... Leggendario quanto costa? $2,900. Ragazzi, proviamo? Seguiamo l'onda. Considerate che mi serve mitico... A merda proprio e me lo monto. Quando i soldi non sono vostri. Vai, proviamoci. Però compro questo a 2,10, che quella a 2,9 non mi ispira. Boom.
Sto facendo una eyeline derata, ragazzi. Una eyeline. Eyeline derata. Eyeline derata, signori. Eyeline derata, signori. Eyeline derata. Ci sta, ci sta. Abbiamo tirato troppo la corda, però va bene. Cioè abbiamo un zaffiro leggendario. Ci sta, ci sta. Solo che adesso parte la tossicità. Parte la ludopatia, signori. La ludopatia. Due dodici. Tasci vostra. Ludopatia. L'ultima volta e me ne vado, raga. Ludopatia, portami via. Non devo andarti peggio. Eh beh, certo, già che sei in farmacia. Dai, dai, proviamoci l'ultima volta. Me lo sento, me lo sento. Vabbè, 2-12. Boh. Una piccola macumba però dobbiamo fare. Allora. La macumba. 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 Popo. Dante, portami fortuna. Oh! Medicozzo! Medicozzo! Macumba! Macumba, signori! Yes! Macumba, gli occhiali, ragazzi, occhiali. Quando doppiamo alchimia, occhiali. 100%, 100%, Brumotti. Grevetti, grevetti, paschi. Grevetti, e questo ce lo montiamo subito. Dobbiamo fare più 4. Resistenza terra, forza terra e destrezza. Questo è pure buono. Te ripresto. Quanto sta? Sento l'odore di... L'odore di... Mi dico... Quanto sta giusto per... Sei buon. Sei buon e 8. E in teoria se ce lo vendiamo recuperiamo... Recuperiamo i soldi. Devo scrivere a Papone. Ho fatto il zaffiro mitico. Buono, buono, buono. Vediamo, vediamo. E intanto mi preparo. Dato dando a fare la spesa, ma fra un po'. Vieni qua. Vabbè, è un po' come Carrot, considera che molte persone scrivono il mio nome con l'H. Highlander con l'H, perché è corretto. Però in realtà il mio nome è senza H... Il mio vero nome è Highlander senza H ed è voluto. Però tutti scrivono con l'H, ormai mi ci sono abituato. Che vuoi sapere? Antico. Rubino antico sta 4,7. Oh, sono saliti di prezzo un po', eh? Interessante. Sono saliti, ragazzi, interessante, mi piace. Quindi il mitico... Manuel, questo è a svantaggio nostro. Con vendendo un antico, dici? Vabbè, considera che
Calcola che me lo devo equipaggiare pure io. Per adesso gli terrò l'arma giovane eroi fino a che non mi scade, quella del 30. E poi gli prenderò un corno. Poi prenderò un corno, dovrei però. Vediamo, vediamo, un corno, armi, ninja, archi, corno. Vabbè, vediamo più 9. Non costa un cazzo. 26 medi, 2 won. 27, 28 medi, 2 won e mezzo. 30 medi, 3 won e 8. Vabbè, intorno ai 3, 5 e 8. Questo c'ha... Vabbè, arco drago blu, me ne frega un cazzo, 36 medi. No, è fattibile. È fattibile, ci sta. Cioè, ti prendi... Già che ti prendi questo, che c'ha pure due mezzi. O 3, 8, oppure ti prendi questo da 28 coppie 3 più 3, già ci sta, eh. Ma anche questo 27, no, ci sta, ci sta. Vabbè, raga. Io volo. Io volo perché sennò la donna si incazza. E poi mi si incula. E di niente, lui, ci vediamo domani, penso, sì, molto probabilmente domani, ci becchiamo alle per le 3, 2 e mezza, 3, dipende quanto tempo ci metto a trovare posto, da chi vi volete che vi mando? Questo chi è? 3-0. 3-0 lui. Mamma mia, tutto storico, porca. Vi mando da Piculino, che non so chi è, chi sia, però è italiano. Vi mando lì, ragazzi. Mi raccomando, andate tutti quanti, salutatelo da parte della Triforce e fategli girare qualche pubblicità, se può, così gli facciamo fare un po' di soldini, ok? Mi raccomando, raga, salutatelo. Salutatelo e fategli sentire che siete della Triforce. Mi sa che un canale verso... Ok, Piculino, mi raccomando, fate i bravi, e diffondete il verbo della bontà. Noi ci diamo appuntamento a domani, un abbraccio, grazie a tutti per esserci stati, mi scuso se sono stato così poco, però purtroppo la donna chiama e le faccende di casa chiamano, e un bacione, vi saluto, ci vediamo domani, Ciao belli, grazie mille. Ciao. Sì.